L'altro tema scottante, su questo davvero Buonaventura non accetta compromessi di queste cose, non parlerà per nulla, è il tema dei libri. I libri sono un problema per Francesco da un doppio punto di vista. Da un lato, come vi dicevo, Francesco ha una grande diffidenza verso quelli che hanno studiato. Quelli che hanno studiato diventano per forza presuntuosi, non potranno mai sentirsi davvero nel fondo dell'anima allo stesso livello dei poveracci. E invece noi dobbiamo essere dei poveracci come loro. I frati che hanno troppa voglia di studiare, al momento del bisogno si troveranno le mani vuote, che pensino alla virtù piuttosto. L'altro problema e che naturalmente non è stata ancora inventata la stampa. I libri sono tutti scritti a mano e quindi sono carissimi. Un libro costa migliaia di euro. E quindi a maggior ragione è contrario alla povertà il fatto di avere dei libri. E tuttavia, tanto per, anche questo ci dà l'idea di come l'ordine a un certo punto è cresciuto sfuggendo di mano a Francesco. A un certo punto cominciano ad arrivare anche dei chierici. Quindi gente dotta che vuole entrare nell'ordine e lui non riesce a tenerli fuori, forse non ci pensa neanche. Tanti frati a un certo punto sono gente che ha studiato e quel che è peggio che vorrebbe continuare a studiare e che è abituata a maneggiare i libri e vorrebbe continuare a maneggiare i libri. E tutta una serie di ricordi dei vecchi sono di quella volta che è arrivato quel cretino da Francesco a chiedergli se poteva tenere dei libri. C'è varie versioni. Arriva il frate Chierico e dice a Francesco, ma, so della ho capito la povertà ma, ma noi, noi frati Chierici che abbiamo tanti libri possiamo tenerli e diciamo che non sono nostri, sono dell'ordine. Risposta di Francesco, ti dico fratello che questa è stata ed è la mia prima e ultima volontà. Che nessun frate deve possedere nulla se non il vestito, come è concesso dalla regola, con la cintura e le mutande: nient'altro. C'era l'altro frate che aveva, era, non era ancora tanto avanti negli studi, aveva cominciato a studiare, gli piaceva studiare, eh, leggeva il Salterio. Che era la raccolta di preghiere, di testi sacri che si usava a scuola come libro di testo per imparare il latino. No? Leggeva il Salterio, ma non, era ancora, proprio, non se n'era ancora impadronito. E, e questo frate è andato da Francesco e gli ha detto anche lui: Ma io vorrei tanto avere un Salterio per continuare a esercitarmi. Francesco gli ha risposto una cosa complicatissima, che adesso provo a riassumervi. Mi sono chiesto prima come fare a raccontarla. Apparentemente parla d'altro. Dice Francesco, hai presente Carlo Magno, Carlo imperatore, e Rolando, e Oliviero, e i paladini, tutti quei forti guerrieri che hanno avuto gloriose vittorie contro gli infedeli e che poi sono morti da martiri. Parentesi, cosa credete che leggesse San Francesco da ragazzo? Quando i soldi li aveva e gli piaceva fare la bella vita, ma sognava anche la gloria e le avventure. E questo leggeva, tra l'altro sapeva il francese San Francesco, eh? tutti i vecchi si ricordano che quando era molto contento si metteva a cantare in francese. E, e il francese è la lingua delle canzoni di gesta, delle gesta dei paladini, di Rolando, delle battaglie di Roncisvalle. Queste cose leggeva Francesco da ragazzo e le ha ancora in mente da grande. Perché gli sta parlando di questi? Questi grandi eroi hanno fatto grandi cose e sono giustamente gloriosi. Adesso ci sono quelli che hanno imparato a memoria i libri che raccontano le loro gesta e vanno in giro a parlare delle loro gesta e anche loro credono di essere gloriosi e di essere ammirati dalla gente. Quegli altri hanno fatto, questi parlano. In sostanza quello che Francesco gli sta dicendo è quello che conta è quello che fai. Non importa niente se hai dei libri, hai studiato, hai imparato delle cose fatte da altri, le vite dei santi, le vite dei santi, vivi una vita da santo, non andare a leggere le vite dei santi, questo glielo dice testualmente. Eh. Il frate che, non sape... che voleva leggere il Salterio è un ostinato, però dopo un po' torna. San Francesco è davanti al fuoco che si sta scaldando e il frate poveraccio. Torna a dirgli, ma davvero non posso avere il salterio? Risposta di Francesco, dopo che avrai il salterio vorrai avere il breviario, che è il messaggio, eh? e quando avrai il breviario siederai in cattedra come un gran prelato dicendo al tuo fratello, portami il breviario. Dopodiché Francesco fa una di quelle cose che lasciavano sbigottiti, che devo dire lascia un po' interdetti anche noi, eh. e davanti al fuoco, non a caso, prende una manciata di cenere dal camino, se la spalma in testa e si mette a dire, io sono il breviario, io sono il breviario. E il frate rimase stupefatto e vergognoso, come noi, perché onestamente, appunto, eh, Francesco ogni tanto un po' sconcertante era. Va da sé che di tutto questo nella leggenda Maior di Buonaventura non troverete neanche un accenno. Come non troverete un accenno, restando sempre sui libri, sui libri sacri, a quella volta che è arrivata da loro a San Damien, nella loro chiesetta, è arrivata una vecchietta a chiedere l'elemosina. E la vecchietta era la mamma di uno dei frati del gruppo. E San Francesco dice ma abbiamo qualcosa da dare alla nostra mamma. Perché dice Tommaso da Celano, lui, le madri di tutti i frati, le chiamava tutte la nostra mamma. Abbiamo qualcosa da darle? Ovviamente dicono: Francesco, noi siamo poveri, giustamente, <ride> non abbiamo niente. Diceva: Non abbiamo niente, niente, niente? E guarda, Francesco, l'unico oggetto che c'è qui dentro è il Vangelo, il Nuovo Testamento. Perché dice Tommaso, a quell'epoca i frati non avevano salteri, breviari, Bibbie, era già un miracolo che avessero un libricino col Nuovo Testamento. E Francesco dice: Abbiamo un Nuovo Testamento, ma andate a venderlo e diamo l'elemosina alla nostra mamma. E credo che a Dio e alla Madonna piacerà di più che non se state lì a leggerlo. L'epitome della ricchezza naturalmente è il denaro. Nei confronti del denaro San Francesco sviluppa un atteggiamento, come dire, di, di fobia, possiamo chiamarla solo così. Come si vede in quel caso in cui arriva un fedele nella chiesetta e lascia un'offerta in denaro sotto il crocifisso. Uno dei frati, senza tanto pensarci, vede i denari lì per terra, li raccoglie e li mette al sicuro sul davanzale della finestra. Vanno a dirlo a San Francesco, Perché lì ha toccato i soldi. San Francesco lo convoca, gli fa l'intemerata della sua vita. I soldi sono la cosa più sporca che ci sia, non si toccano. Adesso vai dentro, vai dentro. Sì, i soldi sono lì sulla finestra. Adesso li prendi con la bocca. E il frate li prende con la bocca. Adesso vieni fuori. Dove, ecco lì. C'è quella merda d'asino per terra. Adesso ti inginocchi e con la bocca metti le monete sulla merda d'asino. E il frate, naturalmente, ubbidisce. Era questo Francesco. I vecchi lo sostengono che sì, che era così. Loro si ricordano queste cose. E al tempo stesso si ricordano di un uomo che giustamente. Ogni tanto, ogni tanto sbagliava e ogni tanto si vergognava di quello che aveva fatto e ogni tanto si pentiva di quello che aveva fatto, come la volta della storia del lebroso, non quello del bacio famoso, l'altro lebroso. Voi sapete che nel Medioevo la lebra era abbastanza diffusa ed era una malattia che faceva molta paura, soprattutto perché è una malattia che va avanti per anni, non ti uccide mica, però ti corrompe la faccia, le mani, è una malattia spaventosa da vedere proprio. Per cui all'epoca i lebrosi vivevano separati dal resto del mondo. Esistevano dappertutto delle piccole comunità religiose e che avevano delle entrate, un sacerdote a dirigerle e i lebrosi andavano a vivere lì per non mescolarsi tutti i giorni con la gente. Ora c'era uno dei frati di Francesco, frate Giacomo, che faceva assistenza ai lebrosi e aveva fatto amicizia con uno di questi lebrosi e ogni tanto se lo portava dietro a messa. In chiesa, nella messa dove andavano tutti gli altri. E alla gente questo dava un po' fastidio. Alla fine Francesco dice a frate Giacomo, senti guarda per piacere il lebroso, non portare troppo più dietro. Frate Giacomo era uno un po' tonto, la volta dopo se ne dimentica, ritorna a messa col lebroso. San Francesco perde la pazienza, gli fa una scenata, caccia via il lebroso. Poi si ferma e si dice ma cosa ho fatto? Gli viene un'ansia spaventosa di aver fatto questa cosa, si pente, vuole fare penitenza e già il momento in cui si è dimesso non dirige più lui l'ordine, c'è un capo. Lui va dal capo dell'ordine e gli dice io vorrei fare penitenza e lasciami fare quello che voglio fare io. Per cui Francesco fa penitenza, invita a mangiare con lui il lebroso, sono tutti lì i frati e il lebroso e nel Medioevo era comune sapete si mangiava con le mani naturalmente fino alla fine del Seicento si è mangiato con le mani e si pesca nel piatto comune oppure era anche molto diffuso nel Medioevo l'abitudine di avere un piatto in due o un tagliere in due era una cosa carina quando andavi fuori con la ragazza no? per dire lui e lei hanno il piatto in comune e pescano insieme nel loro piatto e San Francesco si fa mettere vicino il lebroso e pesca con lui nello stesso piatto. E il lebroso pesca nel piatto con le dita sanguinanti con i moncherini. E Francesco fa penitenza pescando nello stesso piatto e i frati tutti intorno assistevano rattristati e sgomenti. Anche di storie come questa. San Bonaventura non sa so cosa farsene. San Francesco non era uno che faceva le scenate, le piazzate, sbagliandosi, e poi si pentiva, cambiava idea. Non era uno che portava sgomento e tristezza. Lui portava soltanto letizia, entusiasmo e ottimismo. Quindi storie come questa non ce le mettiamo. E concludendo, vi do ancora una versione di, di una delle storie più famose de, di San Francesco, quella della predica agli uccelli. Non è una versione che debba sostituire quella che conosciamo tutti, eh, perché tutti in realtà i testimoni dicono "No, no, lui piaceva, gli piaceva andare a passeggio in campagna, gli piacevano gli animali, gli piacevano gli uccellini, era capace di mettersi a predicare agli uccellini, tutto benissimo". Però c'è anche una versione di un'altra predica agli uccelli che è la seguente. San Francesco in una delle varie occasioni in cui era andato a Roma aveva voluto predicare al popolo e il popolo di Roma, che ne ha viste tante, che non si, non, non si lascia affascinare da nessuno, il popolo di Roma l'aveva snobbato, non era venuto nessuno a sentirlo. San Francesco si è inferocito. È uscito da Roma maledicendo i romani, è andato alla discarica. Avete presente gli uccelli che ci sono nelle discariche? Ecco, la discarica era il luogo dove i macellai gettavano gli avanzi della macellazione. C'era quel certo tipo di uccelli. Francesco si pianta in mezzo alla discarica e comincia a predicare agli uccelli della discarica, dicendo piuttosto che predicare ai romani, io parlo qui con voi. Ecco. E questa appunto è la versione alternativa della predica agli uccelli. E finalmente, qui concludo davvero, c'è Completamente censurato da Buonaventura, appunto, tutta la vicenda drammatica della decisione di Francesco di abbandonare la direzione dell'ordine. Perché Francesco a un certo punto voi capite, lui ha cominciato con quattro amici. Poi si è diventati otto, poi si è diventati dodici fantastici come gli Apostoli, e poi ne arrivavano altri e altri, e altri, e lui c'è stato anche un momento che si è fatto prendere dall'entusiasmo, eh sognava che Dio gli aveva promesso che il suo ordine sarebbe stato diffuso in tutto il mondo, avrebbe portato la buona novella, il buon esempio, si è dato da fare, ha mandato missioni in giro per allargare l'ordine e poi a un certo momento si è accorto di cosa stava facendo e si è detto ma io questa roba non la volevo, non era questo che volevo, una multinazionale con migliaia di membri, gente colta, professori universitari. Sta già succedendo, sapete cosa sta succedendo? Che dato che comunque un ordine come quello francescano è un formidabile pool di personale qualificato, è messo alla prova da una regola durissima, e al Papa e ai cardinali a un certo punto viene naturale dire ma dobbiamo nominare un vescovo in quella certa città dove il posto è un po' difficile, ma se trovassimo un bravo francescano che va a fare il vescovo. A un certo punto Francesco lo convocano a Roma per porgli il problema, lui si sforza di dire no, 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 assolutamente no, non fate vescovi i miei frati, non c'è niente da fare, dopo un po' ci sono i frati che diventano vescovi, se per quello ci sono anche i frati che diventeranno inquisitori, perché personale qualificato ce n'è bisogno in tanti ruoli. E allora Francesco a un certo momento dice io questa roba qua non la volevo. Non esce dall'ordine? No, non esce dall'ordine, si limita a dimettersi dicendo appunto al povero Fra Pietro Cattani comanda tu e io ti obbedirò in tutto e, e poi rimane lì, rimane lì a rodersi e a polemizzare e andare a dire ma la regola che c'è adesso è stata approvata dal Papa ma non è mica quella che volevo io, ma ci sono delle cose che mi hanno cambiato e io la povertà la intendevo in un altro modo e... E poi c'è quella volta che dice: Si deve celebrare il capitolo generale alla porziuncola. E Francesco ci sta andando con un altro frate e gli dice: Sai, sai quando mi sentirei davvero un vero frate minore? Ecco, immagina che mi chiamino al capitolo e io vado. E mi dicano di, di predicare a tutto il capitolo riunito, di guidarli. E io, io mi metto a predicare come sono capace io, che sono un uomo ignorante. Non sono mica bravo a parlare a così tanta gente dotta. E immagina che mi fanno predicare e poi quando ho finito si mettono tutti a rumoreggiare. E mi dicono, va via, va via, non ti vogliamo, non sei degno di guidarci. E mi cacciano via vergognosamente. Ecco, dice Francesco, in quel momento mi sentirei davvero un vero frate minore. Insomma, non è uscito dall'ordine, ma ci siamo quasi. Poi non è uscito dall'ordine, perché l'ordine Dio gli ha garantito che avrebbe avuto successo in tutto il mondo e lui ci deve credere. Quindi, anche se in questo momento quel successo non gli piace... Però, però ci crede che cambierà. Gli ultimi colloqui di Francesco con Dio sono sul tema. Dio gli dice: Lo so che l'ordine è sbaglia, è corrotto, è pieno di difetti. Lo so, lo so, guarda, Francesco. Però, ma io ti garantisco che andrà meglio. Ecco, ti garantisco che andrà meglio. E Francesco resta. E muore. E bisogna scrivere la sua vita per raccontare ai frati futuri chi era Francesco e cosa voleva davvero. E comincia quella storia che io vi ho raccontato dall'inizio, Tommaso da Celano e così via, finché non arriva Buonaventura e decide che Francesco è solo quello lì e non quest'altro. Salvo che qualcuno nell'ordine che si ricorda che le cose non erano proprio così, e che c'è qualcosa che non va bene, qualcuno nell'ordine rimane e rimarrà ancora a lungo fra 200 e 300, nell'ordine ci sono ancora sempre quei rompiscatole che dicono, sì, ma lui non voleva questo. Guarda lì che roba, abbiamo tutte le scarpe. E lui non solo andava scalzo lui, perché sì, certo, lui andava scalzo, ma lui era inimitabile, no, non era inimitabile, lui voleva che andassimo tutti scalzi. Voleva la capanna di frasche, guarda lì, ecco, ci saranno parecchi, una minoranza però, che si ricordano questo e che dicono dovremmo fare come voleva lui davvero li chiamano gli spirituali. E invece c'è la maggioranza che trova che l'ordine è una cosa meravigliosa, che svolge una funzione fantastica, ed è tutto vero, eh? l'ordine è una funzione formidabile, è un pilastro della Chiesa, è un pilastro della Cristianità, fa una grandissima opera di assistenza, di consiglio, di cultura, di governo anche, e abitano tutti in bellissimi conventi. Li chiamano i conventuali. Questi per i quali va bene così, e lui sta bene là dov'è. Nella leggenda Maior, simile a Cristo, inimitabile, ci protegge lassù, ma mica potete pretendere che andiamo scalzi come andava lui. Dai, lui poteva farlo e noi no.